Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Io sono Annalisa ed oggi il progetto creativo ci vedrà realizzare questo scaldacuore con la tecnica Moebius. È un progetto estremamente semplice, lavorato con i ferri circolari numero 5 in questo caso, e un cavetto da 80 o se avete anche un cavetto un po' più grande da 100 oppure da 120. È una tecnica estremamente semplice, vi farò vedere bene l'avvio all'interno del tutorial. E nel tutorial stesso cercherò di spiegarvi anche come ho calcolato i punti con un piccolo campioncino per avere la circonferenza. In particolare, le misure che dovrete prendere saranno il giro spalla, che comprende anche il seno, così avete la parte più ampia da coprire. E magari, se avete necessità, calcolate anche qualche centimetro in più se lo volete un po' più comodo e un po' più largo. Il progetto riproposto nel video è in taglia S, poiché io sono una taglia S abbastanza piccola, e quindi da lì cercherò di spiegarvi anche quanti punti in più calcolare per le vostre misure. Cosa dirvi di più? Andate sul nostro sito, visitate il nostro shop, scegliete i magnifici filati che più vi piacciono. Io nel mio caso ho utilizzato, come potete vedere, due tonalità di colore, ma voi potreste anche farlo in tinta unita con un lamé oppure un bellissimo cotone estivo, perché no? È ideale anche da applicare ad un coprispalle estivo, magari con un lurex o con una viscosa, quindi anche da cerimonia. Ora, cosa dirvi di più? Prepariamo gli occorrenti ed iniziamo insieme questo nuovo progetto creativo. Grazie per l'attenzione. Allora, prima di iniziare, voglio condividere con voi i calcoli che io ho fatto in base al mio piccolo campione. Ho lavorato, come potete vedere, con la lana che dovevo lavorare, diciamo, i miei punti, 10 ferri e 10 punti per capire quanto veniva larga e quanto veniva alta la lavorazione. Così facendo, avendo un piccolo campioncino, ho potuto iniziare ad abbozzare un po' i centimetri per punto, insomma, che mi occorrevano. Cosa ho fatto? Ho i miei ferri numero 5 col cavo da 80 per poter lavorare la nostra lavorazione. Ho visto che 10 punti sono 7 centimetri nel mio caso e sviluppano un'altezza per 10 ferri di 6 centimetri. La misura che dovremmo prendere è quella del torace, o meglio, che include le braccia, passa il metro sul seno e poi ripassa dall'altro lato. La moltiplicazione che dovreste fare se volete cambiare filato oppure aumentare o diminuire i punti che vi sto per indicare è la seguente, cioè prendete 10 punti, divideteli per i 7 centimetri e vi viene fuori il numero. Quel numero che viene fuori moltiplicatelo per l'ampiezza del torace. Ad esempio, nel mio caso, che ho un torace di circa 90 centimetri, diciamo, l'ho voluto un po' più stretto, in questo caso non l'ho calcolato proprio di 90, ma l'ho realizzato di 84 centimetri. La moltiplicazione è la seguente: ho preso i 10 punti, li ho divisi per 7, viene fuori 1,4 se ricordo bene. Quell'1,4 l'ho moltiplicato per i miei 84 centimetri e viene fuori 120 punti da caricare sul ferro. Questo vuol dire che se ho una taglia, un torace da 90, andrò a caricare 128 punti, un torace da 100 caricherò 142 punti e così via. Questa è un po' la tecnica che ho utilizzato per poter caricare i punti per il mio scaldacollo Moebius. Vi ho detto, nel mio caso io l'ho realizzato un pochino più piccolo perché mi andava anche di indossarlo un po' più compatto, ma in realtà lo potreste realizzare qualche centimetro in più perché va indossato anche un po' più comodo se volete, e quindi sviluppate voi la vostra larghezza. Vi ricordo che questa tecnica Moebius in pratica non è altro che il simbolo dell'infinito, quindi noi, proprio come si scrive il simbolo dell'infinito, così andremo a lavorare i nostri punti, cioè continueremo a lavorare andando in giù e poi risaliremo sopra, e ve ne accorgerete man mano che passa il marcapunto avanti e indietro. È una lavorazione in tondo, non avrà cuciture, ma avrà questo effetto nodino davanti che è molto particolare e grazioso. Ok, ora possiamo iniziare il nostro progetto. Allora, per questa lavorazione utilizzerò le mie punte da
5 e un cavetto da 80, perché andremo a lavorare in tondo questo nostro lavoro con la tecnica Moebius. Ok, quindi preparate ora l'occorrente. Allora, come prima cosa abbiamo il nostro cappietto che faremo passare sul nostro ferro. Ora, io manterrò il cavo così arrotolato perché i punti andranno caricati sul cavetto nel seguente modo. Questa è la nostra punta, vedete? Vado qui, prendo il filo da dietro, avete visto da sotto? Sono qua, vado qui e carico il primo punto, il secondo lo passo sopra, il terzo lo prendo da sotto, quarto da sopra, quinto da sotto e carico così tutti i punti che mi occorrono per poter lavorare questo mio progetto. Quindi prendete le vostre misure, fate sempre un piccolo campione che io ho già fatto e calcolate quanti punti vi occorrono per l'ampiezza del vostro torace oppure per, questa è una tecnica che potete utilizzare anche per realizzare solo scaldacolli, quindi qualsiasi cosa vi venga in mente di voler realizzare, fate sempre prima un piccolo campioncino con il punto che volete lavorare per capire se riuscite e quanti punti bisogna poi man mano caricare sul vostro ferro. Faccio ancora vedere una volta, cioè carico sopra il filo, vado sotto e ricarico, vado sopra, poi vado sotto e prendo il filo. E ora così caricherò tutti i punti che mi occorrono. Abbastanza naturale, vedete? Man mano scende tra il filo e il mio ferro la lavorazione. Quindi io ho usato un cavetto un po' più lungo perché ora la mia lavorazione prevede qualche passaggio in più, qualche punto in più. Voi scegliete il cavetto che più vi sembra comodo nella vostra lavorazione. Ora io vado un po' avanti, ci vediamo tra poco. Allora, come potete vedere, come primo step, io cosa ho fatto? Ho cercato di allinearmi tutta la lavorazione, quindi di allinearla su tutti e due i ferri. E ora andiamo a chiudere il nostro primo punto, cioè siamo qui, vedete, ho il filo di qua, quindi mi aiuto un pochino, vado qua e lavoro il mio primo punto, dritto e via. Secondo punto, dritto e via. Terzo punto dritto e via. Quarto punto. Seguite man mano i punti come si presentano e li lavorerete in base a come vi si presenta la lavorazione. Quando caricate i punti non fate come me che li ho caricati troppo stretti perché avrete poi un po' di difficoltà altrimenti nel lavorarli. Vedete, io quando lo vedo che è dietro il punto lo prendo da dietro, uno dietro e uno avanti. Uno dietro e uno avanti. E man mano vi tornerà poi più morbida tutta la lavorazione, non vi preoccupate. È molto più scorrevole perché ora stiamo caricando i primi punti. Vedete? Quindi continuate e ci vediamo tra poco. Allora, vedete, sono al primo punto. Qua, c'ho la codina di inizio lavoro, inserisco comunque un marcapunto per ricordarmi quanti giri dovrò lavorare per completare la mia lavorazione e quindi ora io parto con il mio secondo giro. Ok, quindi siamo al nostro secondo giro di lavorazione. Allora ho allargato un po' la solina, vedete, del primo punto e vado a lavorare ora tutti i punti così come si presentano col dritto della lavorazione.
Stiamo lavorando sempre. Vedete? La nostra maglia dritto. Quindi con la lavorazione ovviamente in tondo si lavorerà la maglia rasata. Quindi man mano vedrete che vi compare a giri un po' più avanzati la nostra famosissima maglia rasata. Quindi continuate nel lavorare tutti i giri così come si presentano e vedrete man mano avanzare il vostro lavoro. È una cosa estremamente semplice, forse l'avvio vi richiederà un po' più di attenzione, ma magari vi ho detto lavorate con un punto un po' più largo e un cavetto un po' più lungo, così vi agevolate nella lavorazione. Io ho inserito il marcapunto, vi dicevo, per ricordarmi a che punto, quanti giri ho lavorato. Quindi continuiamo così nel lavorare i punti così come si presentano. Ora andate avanti con la lavorazione e ci vediamo al lavoro un po' più avanzato, ricordandovi di lavorare in tondo tutti i vostri punti a dritto. E siamo al secondo giro. Allora, vi do un indizio, vi accorgerete man mano che la vostra tecnica Moebius sta funzionando perché il vostro marcapunto, vedete, passa sotto, non l'avete sopra come quando lavoriamo normalmente la nostra lavorazione, ma all'improvviso lo vedrete sotto e penserete di aver sbagliato. E invece non è così, perché questo marcapunto dopo risalirà, perché stiamo lavorando ovviamente sempre in tondo, ma con il simbolo dell'infinito, se ci pensate, quindi ritornerà su nel momento in cui vi passate su quel tipo di lavoro, su quel tipo di punto, perché dal basso poi ritorna su, essendo che stiamo lavorando la tecnica Moebius, quindi con il simbolo, diciamo, dell'infinito. Ok, ora vi faccio vedere, vado un po' avanti nella mia lavorazione e ve lo faccio vedere quando ritorna su, nel momento in cui dovrò ripassare sul punto di inizio del lavoro. Allora, vedete come vi dicevo, sono ritornata al punto di partenza e il mio anellino marcapunto è ritornato su, perché lavoriamo dal basso verso l'alto, insomma, questo tipo di lavorazione. E ora continuo e tra poco, man mano, riscenderà nella parte sottostante del lavoro. Ora vado avanti, così vi farò vedere un po' al lavoro avanzato come si presenta la lavorazione. Ok, vedete? La maglia rasata ormai già si vede. Quindi continuate con la vostra lavorazione fino a quando non raggiungerete l'altezza che vi occorre. Allora, io ho finito ora di lavorare con questo primo colore e ho un'altezza di circa 11 centimetri, quindi ora andrò a cambiare il filato. Quindi lavoro tutti gli ultimi punti. Quando arrivo al marcapunto, quindi so che questo è il mio primo punto di inizio lavoro, cambio il colore del filato e lo faccio in questo modo. Semplicemente prendo il filo del colore che voglio utilizzare e lo inserisco all'interno della lavorazione. Vedete? E ora fate tutto il giro e vedrete che man mano il colore comparirà poi dall'altro lato. È una tonalità più chiara e l'altra invece era una nocciola. Quindi ci vediamo al secondo giro. Allora, vedete come si vede man mano che la lavorazione parte dall'alto e poi va verso il lato opposto. Quindi,
Secondo giro, sono di nuovo qui. Continuo col mio lavoro. Continuate ora fino a quando non avrete raggiunto l'altezza che vi occorre. Così facendo potete fare magari un Moebius a fasce colorate, diverse, un rigo magari di un colore, un altro di un altro, o come preferite, insomma. Io penso che utilizzerò soltanto questi due colori. Sono sufficienti. Quindi ora continuate. E ci vediamo dopo, al lavoro un po' più avanzato. Allora, appena avete raggiunto poi l'altezza che desiderate, quindi quanto alto deve essere il vostro lavoro, andrete a chiudere i vostri punti. Ricordatevi di chiuderli quando incontrerete di nuovo il vostro marcapunto. E lo faremo nel seguente modo. Lavoriamo il punto a dritto, passo quello di dietro, in avanti e la cavallo. Ancora dietro, avanti, la cavallo. Vedete? E ora chiuderò tutti i punti così come si presentano, uno ad uno. Poi, una volta chiuso tutto, vi darò anche le mie misure, cioè quanto misura il mio coprispalle. Coprispalle sciarpa, diciamo così, e quanto è alto, insomma, e quanto è largo. Quindi continuiamo e ci vediamo tra poco. Allora, vedete, siamo verso la fine. Ultimo punto. Voilà. Tagliamo poi la codina e il filo. Così abbiamo chiuso, vedete, il nostro lavoro. Si è incrociato da solo, ovviamente, no? Dopo dobbiamo tagliare e nascondere un po' di codine, è così che si presenta il nostro Moebius lavorato ai ferri. Ovviamente, qual è la particolarità? Che lavorando con i ferri circolari, quindi in tondo, verrà fuori la parte a rovescio e la parte a dritto della lavorazione e vi crea questo doppio movimento all'interno della lavorazione. Con questo tipo di tecnica potete lavorare uno scaldacollo, un piccolo scialle, veramente di tutto e di più. È una lavorazione estremamente facile da realizzare, avete visto, l'abbiamo fatta insieme. Ed è molto carina da indossare. Ora, cosa dirvi di più? Nascondete le codine di inizio fine lavorazione, tagliate il filino, quindi fate il nodino di chiusura e detto ciò, il vostro lavoro, il vostro incrocio è finito. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere un like. Ah, vi devo dare le misure. Allora, le misure che io vi do per questo scaldacuore sono in totale e lungo, allora senza arricciarsi, 38 centimetri ed è largo, ma ricordatevi che è elastico, circa 38 centimetri, ma è molto elastico. Vi ricordo che io indosso una taglia S. Quindi magari per ogni taglia in più lavorate quei 15-20 punti in più così da avere maggiormente la larghezza, ma ricordatevi di prendere sempre la misura delle spalle, del giro spalle, in modo che riuscite ad indossarlo tranquillamente. Cosa dirvi di più ora? Andate a nascondere queste piccole codine.
inizio e fine lavorazione, dopodiché il lavoro è completato. Come sempre, vi invito a mettere un pollicino su, condividere il nostro lavoro e a visitare il nostro sito per questo magnifico filato. Avete visto la particolarità di questo bellissimo scaldacuore che viene fuori la parte a dritto e la parte a rovescio della nostra lavorazione e crea questo movimento un po' carino, insomma, della lavorazione stessa. Quindi, detto ciò, vi auguro un buon lavoro, vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo progetto creativo.